Ciao ragazze, bentornati sul mio canale. No, innanzitutto scusate l'assenza di questi giorni, mi dispiace tantissimo, ma credetemi, per lavoro sono corsa di qua e di là e purtroppo ho avuto difficoltà a girare e mi dispiace tantissimo. Se mi vedete non truccata e un po' strana, è perché oggi vedrete il color correcting, quindi le correzioni di colore. E ho fatto una parte corretta in modo giusto e una parte no, e quindi adesso ho cercato di sistemarla un po', ma ancora si vede un po' la differenza. Quindi mi vedete così per quello. Ci tenevo a dirvi che questo è un video che io realizzo con i prodotti Custudio e indosso la maglia Custudio, ma non sono retribuita per fare questo video. Quindi non è un video sponsorizzato. Alcuni prodotti li ho acquistati, alcuni prodotti nel tempo mi sono stati mandati. È che ci tengo a farvi vedere quello che io faccio anche lavorando, perché questi prodotti fanno parte del mio kit. Però sapete che io voglio essere chiara con voi e quindi no, non sono pagata per fare questo video, assolutamente. Però sì, alcuni prodotti mi sono stati mandati. E io spero di esservi utile perché ho visto molte cose che secondo me creano un po' di confusione e disinformazione su YouTube, su Instagram, specialmente account stranieri. Adesso il color correcting è diventato di moda quasi e non più una tecnica di trucco correttivo. Quindi ecco, spero di farvi un po' di chiarezza in questo argomento. Io vi mando un bacione grande e vi lascio al video. Eccoci, allora, oggi come vi dicevo vedremo le correzioni di colore e per farvi capire dove sta l'errore utilizzerò mezzo viso, quindi in mezzo viso farò la correzione corretta e nell'altra metà del viso vi farò vedere gli errori più comuni che si fanno appunto nelle correzioni di colore. Partiamo dal presupposto che le correzioni di colore si fanno appunto grazie alla teoria del colore e quindi la ruota del colore. Come sapete, i colori primari, che sono rosso, giallo e blu, sono colori che non possono essere formati dall'unione di altri colori. Per quanto riguarda, volevo farvela vedere, la ruota del colore, vediamo se si vede, il colore complementare di un colore è sempre l'opposto nella ruota cromatica e il colore complementare di un primario è sempre un colore secondario. Quindi, ad esempio, non lo so, vediamo che prendiamo un rossore, il rosso, quindi il rossore, seguendo proprio la ruota, vediamo che il suo opposto diretto è il verde. Questa è la teoria che si utilizza appunto per le correzioni cromatiche, detta a grandi righe, perché potrei dirvi tanto su questo perché poi ovviamente ci sono tutte le sfumature dei colori, quindi insomma. Però ecco, a grandi linee avere una ruota del colore vi aiuta a capire come correggere gli opposti. Veniamo a come realizzerò oggi il video. Quindi ho scelto di utilizzare i cover cream di Custudio perché sono dei correttori, una giusta mezza via tra il camouflage, quindi una coprenza totale, e un correttore molto coprente e quindi si prestano bene per fare appunto il color correcting senza però avere quella pastosità tipica da trucco fotografico o da trucco televisivo, quindi poco gestibile nella vita quotidiana, anche se sono abbastanza stratificabili da essere utilizzati proprio in ambito professionale. Quindi ecco. Allora, ovviamente possiamo fare l'analisi di quello che è il mio viso e quindi parliamo del mio caso specifico. Ognuna di voi poi deve cercare di adattare le nozioni che vi darò oggi al vostro tipo di inestetismo. Ad esempio, io non posso parlarvi del correttore Lilla, ad esempio, perché il correttore Lilla si utilizza per illuminare le carnagioni spente e grigiastre, tipicamente olivastre. Io non sono olivastra e non sono grigiastra, quindi non posso farvi vedere come lavora un correttore Lilla. Anche se vi dico già che è uno forse di quelli utilizzati al 5% rispetto che a tutti gli altri. Quindi credo che anche se non lo vediate non perdiate tanto, ecco. Allora, partiamo. Io ho già idratato la pelle. Come si parte? Dobbiamo analizzare il mio viso, quindi io cercherò di mantenere tutta l'obiettività possibile. E andiamo a vedere un po' che cosa vediamo. Come vedete, io adesso vengo da una reazione, ho avuto una reazione, uno sfogo, e quindi la mia pelle è molto più rosso puntinata del solito. Di solito non lo è così tanto. Come ci si comporta in questi casi? Una cosa, posso non far cadere qualcosa io? Una cosa importante che vi devo dire è quando vi trovate un viso come il mio, quindi pienissimo di rossori, secondo voi è corretto prendere un cover verde e spalmarlo dappertutto? No. In quel caso vi viene in aiuto piuttosto un tonalizzante, come ad esempio un primer verde, che vi aiuta a neutralizzare il rossore generalizzato e con i cover o con il vostro correttore verde andate nelle aree con maggior
presenza di rosso. Perché nelle correzioni è molto importante, intanto ve lo faccio vedere, andare laddove c'è la maggior concentrazione di rosso, perché se voi uscite dal bordo, in automatico annullate la correzione, un po' come l'arancio dell'occhiaia. Se voi portate l'arancio al di fuori dell'occhiaia, in automatico correggete l'occhiaia, ma poi segnate le parti esterne che in automatico risultano come un difetto, quindi la correzione è corretta, scusate il gioco di parole, se fatta entro i limiti stabiliti dalla presenza di pigmento da correggere. Quindi, ad esempio, prendo il cover verde, che è il numero 03, e vado a lavorarlo con un pennello a setola sintetica precisa. Questo è un pennello labbra addirittura, ma avendo la punta è molto preciso e quindi mi trovo benissimo. E lo vado a neutralizzare. E ho un lavoro che faccio soltanto laddove vedo delle forti predominanze rosse, sia puntini sia ovviamente cuprose. Seguite le linee se avete delle venuzze in evidenza, come se vorreste cancellarle con un cancellino, per darvi un'idea. È molto importante che una volta applicato il correttore in modo preciso, lo facciamo aderire bene nella pelle con le dita. A me piace usare le dita perché riesco proprio a fare un lavoro di grande precisione. Ok, ho corretto quello che volevo e adesso lo faccio aderire bene nella pelle lavorandolo col dito. Per quanto riguarda i brufoli, quando sono infiammati, quindi molto caldi, bisogna stare attenti perché a volte è meglio scegliere un correttore adatto molto asciutto, come ad esempio, non so, il Secret Camouflage di Laura Mercier. Perché se voi fate una correzione di colore cromatica con un correttore un po' morbido, sapete che il brufolo, essendo un'infiammazione, è caldo e quindi nelle ore tende ad sciogliere il prodotto che fa depositarsi tutto alla bordatura del brufolo e quindi il brufolo è più in evidenza con tutto un contorno pieno di colore. Aiuto! Quindi se notate che è molto infiammato, a volte piuttosto che correggere il rosso è meglio correggerlo con un correttore adatto. Se dovete correggere invece problematiche un po' importanti, potete anche lavorare di stratificazione, quindi correzione cipria, andate a fare più strati di correzione. Se io invece ad esempio prendo il cover con le dita e dico, oddio, c'è un sacco di rossore. E quindi inizio a spalmarlo un po' in ogni dove, mettendone una carovanata. Annullo completamente la mia correzione. Questa non è una correzione cromatica. Ok, poi. Per quanto riguarda l'occhiaia, sempre seguendo il discorso della teoria del colore, sapete che l'occhiaia può avere una predominanza di un colore piuttosto che un altro. Quindi, ad esempio, un'occhiaia più violacea tende ad essere corretta maggiormente da un pigmento giallo. Un'occhiaia invece più blu tende a essere corretta maggiormente da un pigmento arancio. Sappiate che è molto difficile individuare la pigmentazione corretta dell'occhiaia. In generale, l'arancio, se ben dosato, quindi un colore pescato, corregge molto bene gran parte delle occhiaie. Il giallo ha un potere correttivo illuminante, quindi dovete imparare ad usarlo bene. In questo caso il Cover Cream 04 per me è un correttore fantastico per l'occhiaia, ma in base all'intensità dell'occhiaia devo dosarlo. Io ad esempio lo miscelo con il Cover 02, che volendo è un beige pescato che potrebbe già andare bene per neutralizzare la mia occhiaia, però visto che oggi voglio farvi vedere una correzione cromatica, io prelevo il Cover e lo metto sulla mia mano. Per fare queste operazioni io di solito uso il manico del pennello. E poi prendo una punta del Cover 04, quindi dell'arancio, per aumentarne la componente appunto arancio. Cioè, così è già troppo. Lo metto al suo interno e col pennello lo miscelo.
Tanto io adoro fare queste cose. Vedete che viene fuori una componente aranciata, aranciato pescata perfetta per la mia occhiaia e la vado a stendere. Quindi guardo nello specchio e lo vado proprio a posizionare laddove effettivamente ho bisogno della correzione. Non andiamo a mettere la correzione laddove non è più presente l'occhiaia, perché il correttore aranciato non deve coprire tutta la zona perioculare, ma solo dove è presente l'occhiaia. La restante parte dell'occhio si corregge con un correttore del nostro colore di pelle. È molto importante fare questo tipo di distinzioni, perché sennò anche lì annullate la correzione. In questo caso oggi ho un'occhiaia un po' importante che quindi mi arriva piuttosto avanti e perciò lo porto avanti. Poi a me piace sempre lavorarlo col calore dell'anulare, che è il dito che come sapete effettua meno pressione. La cosa bella di questi cover, chi mi ha incontrato al Cosmo Prof lo sa perché gliel'ho provato e gliel'ho detto, è che non sono sufficientemente secchi da seccare il contorno occhi e quindi posso fare tutte le correzioni con questi. Se invece io prendo il mio cover aranciato e lo vado a mettere lungo l'occhiaia come si vede in alcuni video, in molti video ultimamente, questa non è una correzione di colore, questo è giocare coi correttori come si faceva da bambini col Didò. Io queste cose su molti video, anche su Instagram, la vedo spesso. Questa, ragazzi, non è una correzione di colore. Veniamo alla nota saliente. E adesso, una volta che io ho fatto le correzioni, vado a prendere il mio fondotinta 3D HD. Io miscelo il 2 e l'1 perché sono una via di mezzo tra l'1 e il 2. In realtà potrei usare anche solo il 2, però mi piace aggiungerci una punta di 1 per schiarirlo proprio in mezzo tono. Io beh, uso la tavolozza, potete usare benissimamente la mano. Mi piace la tavolozza perché quando vado a lavorare con la Blender, perché vedrete che lavoro con la Blender, mi piace molto, cioè mi trovo molto bene, ecco. Allora, si possono usare due tipi di approcci diversi per non andare ad annullare le correzioni di colore. Uno è una beauty blender o una spugnetta, perché andremo a pressare il colore senza alterare le correzioni. E vediamo appunto questo metodo. Miscelo i due fondi e inizio ad applicarli. Quindi lo prelevo e inizio a lavorarlo. Come vedrete, io avrò un effetto cromaticamente del tutto corretto senza aver in alcun modo rovinato le correzioni. Poi, per non far durare troppo il video, non vi ho fatto troppe correzioni sul mio viso. Se avessi voluto, col verde potevo andare a lavorare proprio facendo tutto il puntinato. Ci avrei messo tanto tempo, ma è comunque quello che avrei fatto se volevo fare una color correction perfetta nel mio caso. E vado anche a utilizzare il correttore, perché questo si può utilizzare assolutamente, nel perioculare, pressando bene per non annullare la correzione. E il risultato, vedete com'è naturale, non sembra che io ho fatto delle correzioni di colore, ma il viso è perfetto. Cioè perfetto, perfetto a livello cromatico. L'errore invece che vedo spesso fare è utilizzare un pennello. Quindi prelevo il mio fondo e via. Cosa succede se io faccio questo? Annullo completamente le correzioni che ho fatto sotto, trasporto le correzioni cromatiche in giro per tutto il viso. E come vedete, io sto prendendo questo bel correttore, questo bel colore albicocca verdino. E come vedete, anche se io ne metto tanto e lo tampono, per il mio incarnato, non so se in camera si noti, continuo ad avere il contorno occhi arancione, perché io po avrei potuto posizionare un arancio puro se fossi stata una persona quasi di colore, no? Io non la sono e quindi, come vedete, su di me risulta proprio fare difetto. Guardate che differenza tra un lato e l'altro. Se non volete usare una blender, vi consiglio di utilizzare piuttosto un pennello a lingua di gatto da fondo, in modo che andate a pressare il colore senza tirarlo via. Ora fisso il tutto con la mia cipria HD. E se voglio fare un fissaggio importante, utilizzo la blender, ad esempio, e vado a settare in questo modo. Quindi faccio una sorta di baking. E così ho un effetto quasi photoshoppato della pelle. Se no, semplicemente con un pennello, però andando a, vedete,
appoggiare il colore, non vado a tirare il colore, perché in questo modo, se faccio così, di nuovo faccio quello che non devo fare. Non vi ho fatto vedere, ma avrei potuto fare, ad esempio, contouring in crema. Io ho preso i cover 01 e 05, che sono il chiaro e lo scuro, per fare cream contour. Se volete vedere un contouring in crema, scrivetemelo qui sotto perché ve lo faccio volentieri. È che il video è venuto un po' lungo perché volevo farvi vedere completamente le correzioni di colore e quindi per non farvelo durare troppo preferisco nel caso dividerlo in due video. Spero di esservi stata utile. So che è un argomento molto particolare, ci sono tante cose da dire, ma spero che almeno le regole generali le abbiate capite. Un bacione e al prossimo video!